fossero vincolati poi negli anni è cambiato. Ero qui dentro, il mio laboratorio, il negozio era all'interno di questo palazzo, un palazzo del 300, un'attività la mia che da 4 generazioni qui a Firenze, e siamo artigiani orafi. E diciamo 2 anni fa ci hanno detto: non è più possibile che voi possiate continuare in questo locale. Tutto l'immobile sarà destinato ai fini turistici, all'accoglienza del turismo su grande scala. Non sono più previste le piccole attività artigianali e commerciali all'interno. Io e il mio vicino siamo stati i primi ad andare via, era un momento relativamente brutto per Firenze con la fine del Covid. Purtroppo ormai il centro si sta svuotando di residenti e di laboratori, non ci vuole più nessuno perché ci mettono tutti questi Airbnb con cui guadagnano cifre che purtroppo un residente o un artigiano non si può assolutamente permettere. Quando chiudo un'attività, diciamo tipo noi, artigianale, artistica, perché noi siamo artigianali, però insomma si fa qualcosa di semplicemente artigianale, ma insomma ci vuole anche delle competenze per riuscire a farle, non riapre nessuno, no? O se no vedi che purtroppo riapre un food e quindi si dice Firenze è una mangiatoia. È brutto dirlo, ma le dico francamente sì, perché